Ciao Max! Tutto Ciao Maria, come stai? bene, tutto bene. Ah, pronta per una nuova puntata della Esatto, poi nostra. diciamo che ci abbiamo messo, senza troppo spoilerare l'argomento di oggi, che sbricioleremo piano piano, e ci abbiamo preso gusto con le istituzioni, diciamo così. Sì, con le istituzioni ci abbiamo preso veramente gusto e in particolare ci abbiamo preso gusto con i sindaci. Esatto. Che devo dire che comunque rendono un po' più chiaro il concetto di vicinanza sociale e politica. Eh sì, e infatti abbiamo con noi collegata al telefono il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli. Benvenuta, alla nostra trasmissione. Salve a tutti. Noi siamo veramente molto contenti, Marima. Molto perché anche questa partecipazione da parte dei primi cittadini in queste due puntate, questa e quella precedente, ci forniscono anche diciamo, un approfondimento su quello che noi abbiamo sempre ritenuto giusto, ovvero che quando le istituzioni sono rappresentate da persone che sanno stare vicino al cittadino, accade proprio una vicinanza vera e sentita come nel nostro caso. Esatto, infatti volevamo fare come prima domanda proprio questa. Qual è la sua emozione, l'emozione che lei prova nell'essere la prima cittadina di Spoltore? Beh, sicuramente è un onore rappresentare i cittadini ed è un bell'impegno, però come diciamo sempre noi sindaci, perché ieri, proprio ieri c'è stata un'assemblea di ANCI, possiamo dire che è uno dei mestieri più belli del mondo perché ti dà la possibilità di entrare nella vita di tutti e comunque di tentare di risolvere i problemi e realizzare i sogni dei cittadini, i desideri, le aspirazioni. Quindi è bello e ti dà un grande senso di responsabilità, chiaramente. Eh sì, vero. Sì, Vedo Maria che è molto incuriosita oggi. riflettevo in ogni sua parola e ho trovato molto, molto giusto quando lei ha parlato di sogni, perché comunque credo che il sogno di fare bene e di fare quindi anche del bene di conseguenza sia un po' il fulcro di ogni professione, di ogni incarico che dobbiamo auspicare di ricoprire nel corso della nostra vita. E quindi prendo un po' la palla al balzo, diciamo, per farle la seconda domanda, che è praticamente quali valori etici secondo lei dovrebbe avere, diciamo, una persona che vuole svolgere questo importante compito di responsabilità e in particolare quali sono i suoi valori etici a cui quotidianamente ogni mattina fa riferimento. Beh, allora, per ricoprire il mio ruolo, che insomma chiaramente è anche di responsabilità e quindi comunque espone a grandi sacrifici, ci serve sicuramente una profonda dedizione, anche un senso di abnegazione, perché molto spesso si mettono da parte le proprie prerogative, anche i propri bisogni personali e anche familiari, perché il nostro ruolo ci richiede comunque un impegno quasi totalizzante, che per quanto riguarda la mia persona, come dico spesso, è di circa 20 ore al giorno, 7 giorni su 7 e con quasi 360 giorni di impegno l'anno. Quindi è chiaro che occorre anche una grande generosità, perché questo credo che debba essere l'ingrediente principale. Essere pieni di valori poi è altrettanto importante e io diciamo che reputo alcuni valori senza dubbio fondamentali. Uno è sicuramente l'onestà e poi anche voglio dire, tutti quei principi che sono sanciti dalla Costituzione, ma che noi ci dobbiamo ricordare tutti i giorni e che nel prendersi cura dell'altro fanno sì che diventi centrale appunto nel nostro ruolo la cura delle persone e quindi il rispetto degli altri e voglio dire, anche della missione che abbiamo, che è quella
in questo mandato quinquennale di realizzare, come dicevo, gli obiettivi strategici che noi ci poniamo e che sono appunto, voglio dire, anche di lungo periodo. Molto spesso la politica purtroppo ha una visione breve perché molte volte manca quella lungimiranza nelle scelte, quindi per me è fondamentale invece anche saper risolvere i piccoli problemi, ma è molto importante anche la lunga gettata, cioè guardare in prospettiva per realizzare i desideri dei cittadini anche non a breve e medio termine, ma anche a lungo termine, come quelle infrastrutture strategiche che sono necessarie, per esempio, per migliorare la qualità della vita della gente, che non si realizzano neanche in un mandato, ma occorre un orizzonte temporale più lungo per poterle diciamo attuare. Penso per esempio all'impiantistica sportiva, ai servizi per i giovani, per lo sport, il tempo libero, le piste ciclabili, sono tutti voglio dire elementi che sicuramente nel territorio alzano il livello di qualità della vita della gente, e il mio sogno di amministratore pubblico è quello di fare in modo che nella mia città il livello di attenzione e di premura nei confronti delle persone sia sempre alto e si possano realizzare anche questi desiderata, che sono molto ambiziosi. Ecco, Sindaco, una parola che si usa spesso per quanto riguarda soprattutto il sociale, ma che dovrebbe essere un faro per tutti noi in tutti gli ambiti, è la parola inclusione. Le vorrei chiedere questo: ci può fare degli esempi di iniziative, di progetti che state portando avanti a Spoltore proprio per rendere la città più inclusiva? Sicuramente a Spoltore lo possiamo dire senza tema di smentite, i servizi sociali sono molto efficienti. Mi viene da pensare per esempio ai progetti per la vita indipendente che sono veramente indispensabili per garantire per i diversamente abili comunque una qualità di vita elevata. Noi su quello per esempio abbiamo un fondo di oltre 200.000 euro, e così come i fondi per la non autosufficienza, anche quelli noi abbiamo un fondo di 875.000 euro, e poi tantissime sono le progettualità messe in campo per aiutare anche le persone che non sono, diciamo, economicamente autosufficienti. E mi viene da fare l'esempio per esempio dei buoni spesa per i quali abbiamo stanziato 20.000 euro e abbiamo avuto 134 beneficiari, ma anche i servizi per esempio per la prima infanzia, quindi l'assistenza diciamo alla nascita, alla natalità, e il piano famiglia, anche quello è un bellissimo progetto che va ad aiutare le famiglie che hanno i bambini neonati nella fascia 0-3 anni, e anche lì siamo andati ad aiutare 134 famiglie. Quindi ecco, sono tanti i progetti di cui le potrei parlare per far capire quanto sia importante per noi il sociale, e ecco, le confermo che sicuramente in un bilancio come il nostro, che quota all'incirca il 30% per la spesa per le politiche sociali, è rilevante l'attività che facciamo nei confronti del nostro prossimo. Sindaco, io direi che adesso è giunto il momento di una pausa musicale, dopodiché ritorneremo parlando sempre di Spoltore, di sociale, di inclusione, perché davvero ci ha dato tantissimi spunti, vero sì, Maria? Sì, moltissimi, moltissimi, e veramente mi piace questo ritorno alla parola sociale che ritorna frequentemente, quindi approfondiremo questo tema. Grazie, ne sono felice. Sono venuto stasera, bella domanda. Se ti dicessi che mi manca il tuo cane, ci crederesti? Che in cucino tutto tranne che il sale me lo daresti? C'ho una spina in gola che mi fa male, fa male, fa male. Fammi un'altra domanda, che non riesco a parlare.
che vorrei dirti stasera è: non ha importanza, è solo che a guardarti negli occhi mi ci perdo. Quando il cielo è silenzioso mi nevica dentro. Se giurassi di dormire con te, non toccarti, toccarti, toccarti. Ma certo, vuoi dormire col cane. Sai quanta gente ci vive coi cani e ci parla come gli esseri umani. Intanto i giorni che passano accanto li vedi partire come treni che non hanno i binari. Ma ali di carta e quanti inutili scemi per strada su Facebook che si credono geni, ma parlano a caso mentre noi ci lasciamo di notte, piangiamo e poi dormiamo coi cani. Sei accorta anche tu che siamo tutti più soli, tutti col numero 10 sulla schiena e poi sbagliamo i rigori. Ti sei accorta anche tu che in questo mondo di eroi nessuno vuole essere Robin. Nessuno vuole essere Robin, canta Cesare Cremonini. E in effetti, Maria, mi sa che un po' tutti vorrebbero essere quelli col numero 10 sulle spalle. Secondo me dovremmo impegnarci un po' meno a sembrare supereroi, che poi nessuno lo è, perché la vita è fatta anche di piccole imperfezioni, e amare di più il prossimo, un po' come ci consigliava anche il nostro ospite. Eh sì, il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, che è sempre con noi. Ecco, tu volevi fare proprio a questo riguardo, Maria, una domanda. Esatto, volevo fare una domanda che alla quale devo dire tengo particolarmente, perché vabbè, un po' perché comunque sono donna anch'io, quindi un po' di quota rosa in questa domanda c'è, ma quanto sente appunto quanto influisce l'essere donna anche nell'incarico da lei ricoperto, cioè la sensibilità che magari ha proprio perché donna, come la sta aiutando nel ricoprire questo ruolo appunto di grande responsabilità, e come percepisce il tutto, diciamo? È una domanda molto delicata questa, nel senso che si entra anche un po' nel personale, perché io credo che in generale le donne abbiano la cura proprio come naturale predisposizione, cioè quella di farsi carico, di prendere in cura le questioni, così un po' come si fa nell'ambito familiare. E io lo vedo, diciamo, anche molto intensamente nell'attività che svolgo, nella quale la presa in carico la sento molto forte, quasi in maniera prepotente, che non ti fa staccare mai la spina, cioè non ti fa mai dimenticare il tuo ruolo, anche in tutte le circostanze, in tutte le situazioni, di tutti i giorni dell'anno, voglio dire. E penso che questa possa ascriversi a una qualità femminile, anche se non generalizzerei, perché penso che sia anche una componente, diciamo, legata alla personalità di ognuno di noi, dell'individuo, cioè come si vivono i ruoli è anche molto personale. Esatto. No, vabbè, voleva essere uno spunto di riflessione in più, perché appunto secondo me è un fattore aggiunto, è un fattore importante ricoprire appunto, come dice lei, questo ruolo, avendo anche uno sguardo, possiamo dire, un po' più femminile, un po' più materno sulle cose, ma non era un modo per generalizzare, era sicuramente una... quello che volevo fare era un appunto assolutamente positivo anche a questo, cioè la vicinanza delle istituzioni secondo me deve essere anche un qualcosa che punta sempre più a una parità tra uomo e donna, e quindi in questo infatti caso si dice la città, non il città, mi verrebbe da dire.
assolutamente, e anche quando ci si riferisce ad aggettivi che usiamo per le nostre città, li decliniamo sempre al femminile, cioè non diciamo spoltore bello, ma spoltore bella. Mi fa molto riflettere questo aspetto qui. E a proposito di spoltore proprio, anche in vista di quella che dovrà essere insomma la fusione con i comuni anche di Montesilvano e di Pescara, io riflettevo sul fatto che spoltore ha una conformazione particolare dal punto di vista del territorio, cioè un territorio molto vasto, diviso in frazioni, insomma, ognuna con la propria anche identità. Ecco, declinare i servizi sociali in un comune che ha un territorio di questo tipo, quali difficoltà comporta e come le affrontate? Certo, il territorio di spoltore, dice bene, ha una complessità che è proprio geografica, perché è una grande città che si compone al suo interno di borghi meravigliosi e quindi di territori da visitare, con delle aggiungo, caratteristiche. Come? Da visitare, aggiungo. Sì, perché assolutamente. Noi organizziamo molti eventi durante l'anno e la cosa che più mi inorgoglisce è quando le persone vengono, per esempio nel nostro centro storico, e ne apprezzano la bellezza, perché molte volte mi dicono: sindaco, io magari conosco Villa Raspa perché è di passaggio, Santa Teresa perché la 602 congiunge Pescara all'entroterra, ma non sapevo che ci fosse un centro storico così bello e prezioso. Quindi diciamo che il nostro è un territorio molto pregiato da questo punto di vista, ma anche molto variegato, e quindi in un territorio di questo tipo, con tanta complessità internamente, è chiaro che attuare ogni tipo di politica è impegnativo. Pensate solo che nel territorio del comune di Spoltore si celebrano mediamente 7 feste patronali e quindi ci sono 7 eventi religiosi molto importanti distribuiti tutto l'anno, il che ti fa capire anche che ogni borgo ha la sua appartenenza, il suo senso, no, di identità molto forte, molto marcato, e quindi ognuno ha i suoi bisogni e le sue necessità. E noi dobbiamo essere presenti davvero ovunque, e vi dico che questo rende amministrare Spoltore veramente una sfida continua. Immaginiamo. E chiaramente tutte le politiche, insomma, che sono state seguite finora, diciamo l'organizzazione che è stata seguita finora per gestire questo territorio, dal 2027 insomma dovranno essere comunque sia tenute in piedi, immaginiamo. Beh, la grande, diciamo, complessità della nuova Pescara è proprio questa, che si pensa di poter realizzare un unicum partendo da tante diversità, con qualche anno di esercizio associato di servizi. In verità non sarà un passaggio semplice quello di arrivare a una vera e propria fusione degli apparati amministrativi. Perché è chiaro che abbiamo territori molto diversi, che comunque rappresentano anche aspirazioni e bisogni profondamente diversi e soprattutto esigenze, perché io parlo di quello in modo particolare, a me sta a cuore quale sarà, diciamo, l'esito della fusione, cioè in termini di ricadute sui cittadini. Ecco, noi dovremo evitare che la fusione generi disservizi e produca anche delle disfunzioni anche nell'erogazione dei servizi e nell'attuazione delle progettualità che si stanno portando avanti, negative per i cittadini. È una sfida anche questa, perché non si fonderanno nel 2027 tre paesini, diciamo, piccoli, ma tre grandi città, e quindi questo chiaramente imporrà una revisione delle piante organiche, dei territori, dalla toponomastica alle opere pubbliche, le grandi infrastrutture, che non è banalizzabile, che non è semplice e che richiede una vera e propria operazione di ingegneria amministrativa, perché già mettere insieme, l'abbiamo visto, i primi 5 servizi è stata una sfida veramente complessa, e chiaramente
noi quello che io personalmente, quello che voglio è solo che questo non arrechi pregiudizi, cioè danni ai cittadini, e che si svolga nel modo più consono possibile, a fare in modo che ci siano, diciamo, delle ricadute positive, piuttosto positive dalla fusione, e non, diciamo, delle vulnerabilità che si vadano a manifestare, come purtroppo già i primi esercizi associati di servizi che abbiamo messo insieme hanno dimostrato. Eh sì, noi Maria continueremo a seguire anche questa vicenda, sì, vero? Poi particolarmente riflettori sempre accesi. Ultimamente sono particolarmente sensibile ai temi comunali, non lo so, sarà l'età che avanza, la gioventù mi rende particolarmente... Sei giovane. Il comune è vicino a tutti, esatto. Cioè è l'entità istituzionale vicina ai cittadini, cioè dove il cittadino ha l'ascolto, l'attenzione al suo bisogno, riceve delle risposte che non trova negli altri livelli istituzionali, perché chiaramente noi siamo il front office che risolve tutti i problemi, dall'acqua all'energia elettrica alle poste. Ci siete sempre voi, insomma. Anche senza averne magari direttamente le competenze. Eh sì, noi davvero ringraziamo il grazie sindaco mille, di Spoltore. Grazie mille davvero, grazie davvero per la disponibilità. Eh sì, ringraziamo grazie. Dunque Chiara Trulli, sindaco di Spoltore. A me non resta che fare oggi il valletto lo faccio io. Il valletto io. Lo fai tu oggi, va benissimo, vedi. Cambiamo le carte. Ci potete ascoltare sugli 87.6 MHz e anche in DAB. Poi ci potete ascoltare in streaming su Radio Italiane e TuneIn, ma anche su Radio Garden, digitando Radio Speranza Pescara. Poi abbiamo il numero di SMS e WhatsApp, lo sai Maria, vero? Sì, sì, il 331-268-3300, il numero di telefono che è 085-497-7630. Siamo sui social, digitando Radio Speranza su Facebook e digitando Radio Speranza Pescara, siamo su LinkedIn, YouTube e... Instagram dico è una guardandoti. Chicca che mi lasci sempre dire a me, sono molto felice ogni edizione di dirlo. Eh sì, e allora... Tu alla prossima ci sarai? Certo, già sto pronta, guarda. Anch'io. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao.